Frana a Arenaio, due case crollate, un vastissimo movimento franoso in atto sulla vecchia strada che conduce alla frazione di Barga, due famiglie scampate alla tragedia. È ancora emergenza, nonostante la tregua concessa dalla pioggia, la situazione dopo il maltempo del weekend rimane critica dalla Versilia alla Garfagnana, passando dalla Piana di Lucca. La provincia chiede lo stato di calamità naturale. Il presidente Baccelli ha avanzato la richiesta al governatore della regione toscana Enrico Rossi. Summer, il comune fa un passo indietro, sembra ormai vicino l'accordo per riconcedere alla manifestazione locali dell'ex Informa Giovani Festival quasi salvo. La nostra intervista con Mimmo D'Alessandro, che però non abbassa la guardia. Lo sport e il calcio lucchese, ma ora Tarantino Scalpita, il funambolico attaccante avanza la propria candidatura per una maglia da titolare nella trasferta di domenica a Formigine. Domani pomeriggio riprende la preparazione. La Virtus apre di corsa campestre, grande spettacolo sugli spalti delle mura urbane per i campionati regionali e provinciali di cross. In evidenza il neoacquisto Said Ettaki, domenica si replica con i lanci e i salti indoor. Buonasera, bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi. Purtroppo ancora una volta in primo piano l'ondata di maltempo che ha colpito la nostra provincia nel corso del weekend. A Barga una frana di 400 metri di fronte ha spazzato via la vecchia strada per Arenaio e reso inagibili due abitazioni. Tutti i dettagli nel racconto di Luigi Casentini. E praticamente qui dietro c'è questa specie di impluvio e c'è tutto che è scorso giù fino a giù al fondo valle dove c'è il torrente. C'è un'abitazione già molto inclinata e anche la strada si vede, ha delle fessure larghe anche un metro. Io da un metro e mezzo che si è mossa la strada me la son vista man mano andare nel fosso. Andare sempre più giù, andare sempre. No. C'è anche gli animali, ma sicuramente sono morti. Queste sono le drammatiche testimonianze della frana che ha spazzato via la vecchia strada del paese di Arenaio, nel comune di Barga. Il movimento franoso iniziato domenica mattina ha fatto scivolare di una decina di metri verso valle una porzione di versante di circa 400 metri, portandosi dietro la vecchia strada comunale due abitazioni. L'intera frana è tuttora in movimento e in lontananza si sentono distintamente i rumori degli alberi che stanno cadendo. Le piogge che da venerdì si sono abbattute incessantemente hanno fatto collassare il versante argilloso, portandosi dietro tutto, alberi, asfalto, abitazioni. Due le famiglie evacuate, mentre altre sette risultano di fatto isolate in località Beltempo. La frana ha strappato anche le condutture dell'acquedotto e nelle località Serra e Giuncheto 20 famiglie sono senza acqua potabile. Sul posto per monitorare la situazione per tutto il giorno si sono avvicendati i tecnici del Genio Civile, i rappresentanti della provincia con il presidente Stefano Baccelli, l'assessore Diego Santi e l'ingegner Gaddi, mentre per il comune di Barga l'assessore Pietro Onesti e il sindaco Bonini, che traccia così un primo bilancio della situazione. Ma la situazione qua dove siamo ora è drammatica, uso questo termine perché credo che sia una cosa che qua da noi non si è mai vista. Ieri pomeriggio c'è stato un primo movimento di questa frana e per precauzione abbiamo evacuato le due famiglie che abitano nella villetta che abbiamo qua davanti, e stamattina invece c'è stato l'ulteriore forte movimento che ha portato via, proprio abbassato di una decina di metri, la vecchia strada che va a Arenaio. Qua siamo in località Piaggia Grande e come si può vedere, come avete visto, ha sostanzialmente in questo momento piegato le abitazioni con gli annessi agricoli che ci sono vicini, per cui è veramente una situazione difficile e particolarmente, come dicevo, drammatica. Secondo i geologi, uno dei rischi è quello che l'intero versante possa continuare a franare fino ad ostruire il rio Lopporetta, creando un notevole rischio idraulico. L'amministrazione comunale nel pomeriggio ha provveduto anche all'evacuazione di un'altra abitazione adiacente al movimento franoso. E continuano a verificarsi frane su tutto il territorio della provincia di Lucca. La statale 12 del Brennero è ancora chiusa nel comune di Bagni di Lucca, comunque c'è la viabilità alternativa passando dal centro abitato. Una nuova frana invece si è abbattuta sullo provinciale 9 di Stazzema. Sono state evacuate in via precauzionale due famiglie.
ancora disagi sulla provinciale 10 di Arni a Stazzema, in località Risvolta, aperta a fasce orarie dalle 7 alle 8.45, dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 20.30. Adesso andiamo in Versilia per vedere qual è la situazione. Strade trasformate in fiumi, abitazioni, cantine e ampie porzioni di pineta completamente allagate. Nonostante la tregua concessa dalla pioggia, rimane critica la situazione a Viareggio dopo l'ondata di maltempo del weekend. Comune e consorzio di bonifica hanno attivato in tutta la città 8 pompe idrovore, oltre a quelle già esistenti, ma nella zona nord l'emergenza è ancora in atto. In particolare attorno a Via Zara, dove il livello dell'acqua rispetto a domenica è sceso del 30%, ma come testimoniano queste immagini, non sufficientemente per un ritorno alla normalità. Le scuole sono rimaste regolarmente aperte, tranne un asilo nido al Marco Polo, chiuso prudenzialmente. Le verifiche effettuate dai tecnici non hanno evidenziato problemi, così come quelle sui palazzi storici della città. Insieme a quella affrontata da cittadini e imprese per via degli allagamenti, l'altra emergenza riguarda la pineta e le condizioni degli alberi, resi pericolanti dal terreno ammorbidito dall'acqua. Domenica notte un pino è caduto sul viale dei Tigli e solo un miracolo ha evitato la tragedia. Il comune ha previsto una verifica urgente di tutti gli alberi della città per evitare altri eventi simili. Il sindaco Betti ha confermato l'intenzione di chiedere lo stato di calamità naturale. Gli uffici comunali stanno quantificando i danni, che sicuramente ammontano a diverse centinaia di migliaia di euro. Non va certo meglio negli altri comuni della Versilia. A Pietrasanta, Vitoio e 25 residenti sono raggiungibili solo a piedi. A Val di Castello sono isolate 10 persone. Tra Solaio e Città Giardino sono complessivamente 6 le famiglie evacuate. A Camaiore è tornato sotto controllo il torrente omonimo e le porzioni di argine danneggiate sono state ripristinate. Il sindaco del Dotto ha effettuato un giro in elicottero scattando alcune foto, in particolare alla frana sopra la strada per Pedona, allo smottamento sul torrente Lucese a Nocchi e al movimento franoso sulla via di Contra. Anche queste sono immagini davvero impressionanti. Nel corso di una riunione urgente convocata nel pomeriggio, il Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli ha illustrato la situazione estremamente critica in cui versano gli argini del lago e del forte rischio per tutti i territori intorno, con i livelli così alti che hanno superato anche il secondo livello di allerta, il rischio di rottura aumenta notevolmente. Dalla foto si vede proprio che l'acqua in pressione del lago sta sifonando la strada e filtrando nel lato campagna. Dunque il consorzio ha preso la decisione di tenere spenti tutti e 6 gli impianti idrovori che immettono l'acqua nell'invaso per non aggravare ulteriormente la situazione. Domani ci sarà una riunione di emergenza con gli imprenditori agricoli di Massarosa e Vecchiano, perché con lo spegnimento delle idrovore i loro terreni non possono essere drenati e ora sono a forte rischio gli ettari di colture allagate per colpa della pioggia. E il presidente della provincia Stefano Baccelli ha comunicato la richiesta di stato di calamità naturale al presidente della regione Toscana Enrico Rossi per far fronte ai danni del maltempo. Vediamo. Impossibile elencare tutte le situazioni critiche che l'ondata di maltempo ha lasciato sulla provincia di Lucca. Innumerevoli le frane in Mediavalle e Garfagnana. Questa è la strada che da Pieve Fosciana porta a Sillico, rimasto per gran parte della giornata isolato per 2 frane. Criticità anche nei comuni di Molazzana e Fosciandora e in quello di Coreglia Antelminelli, dove numerosi movimenti franosi hanno isolato decine di famiglie. In totale sono circa 100 le criticità sul territorio provinciale, con 34 interruzioni complete di viabilità e 11 situazioni di isolamento che hanno interessato 26 famiglie. Per tutta la notte e la mattinata, tecnici comunali della provincia hanno lavorato incessantemente per riaprire le viabilità interrotte e si prevedono tempi molto lunghi per la messa in sicurezza di tutti i versanti. Proprio per far fronte agli ingenti danni, il presidente della provincia Stefano Baccelli, già nelle prime ore della mattinata, ha comunicato al presidente della regione Enrico Rossi la richiesta di stato di calamità per l'intera provincia. Il bilancio è difficile, disastroso in senso tecnico, in Valle del Serchio, ma in tutta la provincia. Anche la Versilia è stata particolarmente colpita in questa occasione.
Ho chiamato già il presidente della regione, Enrico Rossi, gli ho quindi anticipato che faremo la dichiarazione di stato di emergenza regionale, ma qui il punto è una prospettiva di investimenti sulla difesa del suolo ancora più importanti. Ce ne sono stati di importanti in questi anni, ma occorre davvero programmare un adeguamento rispetto evidentemente a cambiamenti climatici che fino a 10 anni fa erano impensabili e che in particolare nel microclima del territorio della provincia di Lucca colpiscono ormai con periodicità impressionante. Va dichiarato lo stato di emergenza, così come richiesto dalla provincia di Lucca, per l'alluvione che sta investendo la Toscana del Nord, la Liguria e il Modenese. Lo afferma il senatore del PD Andrea Marcucci, presidente della Commissione Cultura a Palazzo Madama, che chiede al governo di riferire domani in aula. L'esecutivo deve farsi finalmente carico di un piano di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico, dice Marcucci. Va previsto un investimento in questo settore che non può fermarsi ai 30 milioni di euro stanziati per il 2014 nella legge di stabilità. Insomma, Marcucci che è sulla stessa lunghezza d'onda del presidente Baccelli. E adesso andiamo a Lucca, dove oltre alla zona dell'Oltreserchio è stata colpita dal maltempo anche San Macario. 15 persone isolate a San Macario e Monte, fino a data ancora da definire. Anche a Lucca il maltempo fa ancora sentire le sue conseguenze, mentre nell'Oltreserchio si lavora per ritornare alla normalità dopo la rottura dell'argine da parte del rio Castiglioncello. L'altra emergenza più importante riguarda appunto San Macario. Il cedimento improvviso della strada che porta alla chiesa ha indotto i tecnici comunali a chiudere la viabilità. I lavori sono già cominciati, ma l'intervento si preannuncia piuttosto complicato. Dopo la sistemazione d'urgenza dell'asfalto e la pulitura delle fosse laterali, gli ingegneri e geologi vogliono monitorare per alcune ore il movimento franoso e capire se il versante è sicuro oppure no. Al momento dunque i residenti delle case situate oltre la frana, 15 persone in totale, possono raggiungere le proprie abitazioni soltanto a piedi. Sul posto prestano assistenza i volontari delle associazioni di volontariato e la protezione civile. Secondo le previsioni ci vorranno almeno 2-3 giorni perché la strada possa essere riaperta senza rischi. Chiudiamo questa ampia pagina dedicata al maltempo. Parliamo della lieve scossa di terremoto registrata la scorsa notte al confine tra le province di Massa Carrara e Lucca, in particolare tra San Vito Cerreto e Seravezza. La scossa di magnitudo 2.5 si è verificata alle 2.12. Non risultano per fortuna danni a persone o cose. La polizia di Viareggio ha arrestato un uomo di 40 anni di Caltanissetta per aver violato l'obbligo di dimora in provincia di Udine. In seguito ad una segnalazione giunta al 113, l'uomo, pregiudicato per rapine, lesioni personali e porto abusivo di armi, è stato fermato mentre si trovava a casa di un'amica, dove aveva deciso di trascorrere un weekend nonostante il provvedimento di giustizia. E nel pomeriggio di ieri una volante della polizia di Lucca, nel transitare nei pressi di un compraoro situato a Sant'Anna, ha notato un lucchese di 35 anni conosciuto ai poliziotti per i suoi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Gli agenti hanno pertanto effettuato il controllo presso l'oreficeria, constatando che l'uomo stava vendendo una collanina fatta da fili di acciaio e inserti in oro, e l'orafo stava smontando le parti in oro per poterle pesare e stabilirne il prezzo. L'oggetto è stato sequestrato per capire la sua provenienza. Vi facciamo vedere anche la foto nel dettaglio. La polizia ovviamente invita eventuali proprietari a farsi avanti, a contattare il numero telefonico della polizia, ve lo ricordo, il 113. Il nuovo ospedale di Lucca sarà sicuro, così come gli altri nuovi nosocomi aperti in Toscana. E questa è la risposta delle aziende sanitarie di Lucca, Pistoia e Prato dopo la denuncia da parte del Movimento 5 Stelle, che metteva in discussione la sicurezza igienico-sanitaria del San Luca sulla base di presunti problemi già evidenziati a Pistoia e Prato.
E adesso le buone notizie che arrivano da Lucca, perché il Summer Festival sembra essere salvo. La querela fra comune e organizzatori dovrebbe concludersi, dovrebbe chiudersi in maniera positiva nelle prossime ore. L'accordo non è stato ancora siglato, ma le nubi all'orizzonte si stanno diradando. Il Summer Festival rimarrà a Lucca. Parola del comune, che ha contattato Mimmo D'Alessandro poche ore prima della sua partenza per Los Angeles. La rassicurazione scritta non c'è ancora, ma in sostanza l'amministrazione comunale farà un passo indietro e, almeno da maggio, riconcederà al Summer i locali dell'ex Informa Giovani, sottratti all'organizzazione per allestirvi la casa della città. Tambellini è una bravissima persona, sottolinea ai nostri microfoni Mimmo D'Alessandro. Il festival non è mio, bensì della città, ma questa situazione è davvero assurda. È una cosa che funziona così bene e che ha un successo internazionale così forte, è diventato un brand pazzesco. Stiamo a litigare per una stanza che per me è vitale, perché è un polmone per me. Se tu mi levi quella cosa lì è come mi levi Piazza Napoleone, o come se mi levi Cortile degli Svizzeri, mentre per il comune quella, non, la casa della città la puoi fare ovunque, a qualsiasi posto, però non sta a me dirlo. La decisione del comune è giunta quasi in extremis, perché secondo i ben informati D'Alessandro era già pronto a portare gli artisti già contattati in qualche città vicina, Viareggio su tutte. Dalla parte del Summer e di Mimmo D'Alessandro si è schierata sin da subito gran parte di Lucca, che addirittura ha creato una pagina Facebook. È stata molto bella per me, mi fa molto piacere, però ti posso garantire che arrivano migliaia e migliaia di mail da mezza Italia e pure da fuori Italia, perché oggi con internet, pure se una notizia esce a Lucca sulla Nazione, lo vengono a sapere subito tutti, e quindi ho avuto una solidarietà pazzesca che non me l'aspettavo. Poi ci sono stati pure diversi commercianti, diversi negozianti di Lucca che mi hanno chiamato, dice, ah, noi ti mettiamo a disposizione le nostre vetrine, tutto quello che vuoi. Qui ho avuto una solidarietà pazzesca, non me l'aspettavo. E allora, se tutto andrà nel verso giusto, che Summer Festival sarà? Quest'anno, seppur quest'anno è un anno duro perché non ci sono tantissimi artisti che girano, però il programma io ce l'ho ben chiaro in testa, devo soltanto confermare alcune cose, e sarà sicuramente un programma non forte, fortissimo come sempre. Domani è in programma la visita del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi nel territorio della Piana, ma a poche ore dall'evento c'è stato un botta e risposta con il sindaco di Porcari Alberto Baccini, che in una lettera si è rammaricato del fatto che il governatore non facesse tappa presso il polo cartario più importante d'Europa. O si tratta di una grossolana svista, oppure c'entrano qualcosa le mie simpatie per Renzi, ha scritto Baccini, che per protesta non presenzierà, così ha annunciato, ai vari incontri in programma. Rossi ha risposto scusandosi per il fatto e dice: non sono solito scegliere dove e cosa visitare in base alle posizioni congressuali interne al nostro partito, e poi ha annunciato una visita a Porcari nelle prossime settimane. Torniamo in Valle del Serchio per parlare di cose positive del bilancio della Polizia Municipale Unica. La Polizia Municipale Unica della Media Valle funziona. È quanto emerge dal bilancio 2013 presentato nelle sale dell'Unione dei Comuni. Il servizio unificato di Barga, Borgo Ammozzano, Coreglie e Fabbriche di Vallico ha permesso di organizzare in modo migliore il servizio di controllo del territorio, sia in ambito di ordine pubblico che in quello di sicurezza stradale. Un'attenzione specifica è stata riservata ai controlli per l'abbandono di rifiuti, problema molto sentito dopo l'attivazione della raccolta differenziata in molti comuni. Questo beneficio si avverte soprattutto dai cittadini che vengano a parlare con noi, e anzi ci danno anche una mano per risolvere queste situazioni. Tante sono le attività, i numeri che portiamo in dote questa mattina sottolineano la presenza capillare dei nostri collaboratori su tutto il territorio. Di questo siamo molto soddisfatti e teniamo per questo motivo a celebrare questo appuntamento, rilanciando per l'anno 2014 un impegno costante sul nostro territorio. In tema di controlli stradali, complessivamente la Polizia Municipale ha sanzionato ben 1.836 violazioni, decurtando 1.118 punti dalle patenti. Le multe più frequenti? Quelle per divieti di sosta e superamento dei limiti di velocità.
Chiudiamo qui la prima parte del TG Noi, una breve pausa pubblicitaria e poi la linea alla pagina sportiva.